La consegna delle 3.041 firme all'ufficio protocollo del comune è un momento di festa per il comitato promotore della strada sud, che crede nella possibilità di portare i cittadini cremonesi al referendum per la strada sud entro settembre, prima che il consiglio comunale ne approvi lo stralcio. La speranza degli abitanti di Via Giordano di essere liberati dalla morsa del traffico sembra potersi concretizzare dopo decenni di proteste per quei 22.000 veicoli al giorno, secondo la stima del 2010, che persino la domenica restano troppo numerosi, scendendo solo a 13.000 e trasformando in un inferno pieno di rumore, gas di scarico e pericolo. La contestazione delle scelte dell'amministrazione Galimberti non è stata così forte, perché il centro-sinistra sta per cancellare dalla pianificazione la strada sud, senza però mostrare ancora alcun rimedio per Via Giordano. Se vogliono rispettare la volontà popolare dovrebbero procedere e poi soprattutto anche rispettare le indicazioni date dal Comitato dei Garanti. E quindi devono procedere in questo senso, perché altrimenti non avrebbe neanche senso costituire un comitato dei garanti se poi non viene rispettato quello che indica. Noi vogliamo che sia fatto in modo sollecito, come è già stato indicato anche dal comitato dei garanti, che aveva detto che devono procedere in modo sollecito. E quindi non devono far scadere ulteriormente i termini, perché lo stralcio definitivo è previsto per settembre-ottobre. È logico che il referendum bisogna farlo prima, non so, ai primi di settembre, perché altrimenti non ha senso se loro prima cancellano il tutto. La critica verso il sindaco e l'assessore alla viabilità Alessia Manfredini è pesante, anche perché, come spiega Maria Cristina Arata, il programma del sindaco parlava solo di abbandonare l'idea della strada sud e non di cancellarla del tutto dalle mappe. Sarebbe stato più opportuno tener viva l'ipotesi per poter partecipare ai bandi regionali, cercando anche finanziamenti privati, in modo da non pesare sul bilancio comunale con una spesa che potrebbe arrivare a 12 milioni di euro. La cancellazione del tracciato dalle mappe rende poi inutili 200.000 euro di studi e consulenze. Da parte propria, Alessia Manfredini ricorda che non ci sono soluzioni magiche, ma tecniche, e che i tempi richiedono dai 5 ai 10 anni. Parte del traffico che si riversa su Via Giordano proviene dal centro e può essere deviato. Inoltre, una ciclabile ricavata creando un parcheggio per togliere le auto dalla via può alleggerire il flusso dei veicoli, che su percorsi brevi possono essere sostituiti dalle due ruote. Il centro-sinistra dunque non cambia nulla. Malgrado le 3.041 firme, fra settembre e ottobre la strada sud sarà tolta dal PGT e sarà approvato il piano urbano della mobilità sostenibile con le linee strategiche che riguardano anche Via Giordano. Il 4 luglio l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale avvierà l'iter per la modifica del regolamento dei referendum. Il comitato promotore chiede che sia rispettata l'indicazione del comitato dei garanti, procedere in modo sollecito per consentire il voto ai primi di settembre, prima del Consiglio Comunale in cui la maggioranza vuol votare la cancellazione della strada sud.